Giorno 4. Sì, ho vinto! Così non vale, Neku. Da quando sei un esperto di Team Pin? E perché dovrei risponderti? Magari perché te lo chiedo? Ti sei allenato di nascosto. Forse, senti, una vittoria è una vittoria. Questo significa che dovremmo aspettare un'altra ora per la missione. Ah, Neku, dammi tregua. Col cavolo, ho vinto. Per cui aspettiamo. Ah, va bene, ma è un'enorme perdita di tempo. Pronto? Questo lo sta facendo arrabbiare. Se continuo così, prima o poi cede. Oggi 14 giocatori sono stati eliminati, signore. Lascia fare un genio. Questa è velocità e il gioco non durerà una settimana. A proposito di quello, signore, non sono state assegnate missioni negli ultimi 2 giorni. Nessuna? Nessuna, signore. Tuttavia, i giocatori stanno sparendo a velocità preoccupanti. E Minamimoto? Disperso. Ha interrotto i contatti ieri. Il nostro Game Master è scomparso? Le sue cosiddette opere d'arte sono state segnalate in tutto il PS. Quindi sospetto che sia ancora in zona. Allora per ora lasciamolo fare. Quindi non richiederà un'indagine sulle attività di Minamimoto. Esatto, non è un animale sociale, dobbiamo dargli spazio. Capisco. Come desidera, signor Kitaninji. Ci sono altri problemi? Diversi demoni sono stati attaccati nel percorso 5, signore. Sospettiamo da rumori tabù. Rumori tabù, come si riflette sulla nostra forza lavoro? Le perdite sono contenute. Ho già ordinato di identificare e individuare l'aggressore. Molto bene, questo rumore spiega il calo di giocatori. Sì, signore. Sto cercando proprio ora un collegamento fra i 2 incidenti. Perfetto, non mi aspetto nulla di meno. Ti lascio lavorare, Konishi. Bene, signore. Shou Minamimoto, un vero genio, il più giovane demone della storia. Tattica, raccolta di informazioni, volontà, fermezza, prestazioni. Le sue qualità sono un riassunto del signor Kitaninji. Eccetto per la cooperazione, in quello prende zero. Ammetto che ha talento, ma le sue stravaganze sono fuori controllo. Cosa sta cercando? La mia analisi suggerisce. Che cosa suggerisce? Come puoi essere occupato, signor H? Il tuo bar è sempre vuoto. Va bene, scusa. A più tardi. Ah. Sono passati 15 minuti. Da un momento all'altro. Di Neko, mi faresti un piccolo favore? No, tombola. Ora lo procedo. Se riguarda l'attesa non ti ascolto. Va bene. E se facciamo uno scambio? Dritto al punto. Ok, rispondi alla mia domanda e verrò con te. Mi hai messo con le spalle al muro. Vai, spara. Cosa stai cercando? Sei curioso? Se non ne vuoi parlare, possiamo aspettare. Niente di importante. Voglio impadronirmi di Shibuya. Certo, e se mi rispondessi davvero? Era una risposta vera. Cosa? Come ti impadronisci di una città? Ecco perché sto cercando il fiume di Shibuya. Che fiume di Shibuya? È il mio turno di fare una domanda. Vuoi davvero una seconda possibilità? Eh? Cosa ti aspetta nel PR? Sia lì che qui, sarei solo. Che differenza fa? Non c'è bisogno di rispondere. Non mi interessa davvero. Ora cominciamo. Com'è il tuo segnale oggi? Arriva da oltre la Shibokyu Heads. Quindi sarebbe vicino a Udagawa. Oh, giusto. La conosci bene la città, Neku. Nato e cresciuto a Shibuya. Cavoli. Viene da Udagawa, giusto? Andiamo. Oh? Beh, questa è nuova. Qualcuno non sta nella pelle oggi. Il distretto di Udagawa. Lo stesso posto che ho visto nella mia testa. C'ero anch'io per terra, morto. Come sono morto? E tu, chi diavolo sei? Lì potrei trovare le mie risposte. Chissà, forse sì. Compriamoci questa spilla dal nostro amico, un po' per aumentare il suo livello, un po' per averla, e ce ne andiamo. Tanto di soldi ne siamo pieni, sinceramente. Come potete vedere, ho 63 da 5.000 yen, quindi di soldi in questo momento siamo a posto. E anzi, vorrei andare a quel negozio che costava tutto tanto. Però non so che spille mettermi. Allora, ho messo questa un po' per utilizzarla, un po' anche per livellarla. Ma vorrei livellare prima questa, che gli mancano 2 livelli e siamo a posto. E questa qui del buco nero, in realtà, ho scoperto che non è per niente male. Si combina bene insieme a questo, solo che si sovrappongono. È quello il problema. Come anche questa qui. Questa qua si sovrappone purtroppo. E ho scoperto che più di 2 spille di un determinato tipo demone non le puoi avere. 2 spille di classe demone ne puoi avere solo una. Quindi io farei così, guarda.
metterei questa qui. A me piacerebbe tanto trovare di nuovo questa per poterla riaumentare, ti giuro. Poi ci riprendiamo questa qui, mettiamo queste due come secondarie e andiamo verso il negozio. Il negozio si trova da questa parte, c'è un omino rosso. Volete superare la barriera? No, strano, bene, non posso passare di qua, fantastico. Di qua invece? Volete superare la barriera? Ecco. Allora portatemi una plus sexy, è una spilla. Per fortuna ce l'ho, ce l'è il numero 59. Io imposterei la difficoltà su facile. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Grazie a te 5000 yen, come se ci mancassero. Però prima, allora, andrei anche da questo lato, che c'era un amico vestito di nero. Ehi, ciao! Come butta, giocatori? Volete eliminare la barriera? Vediamo. Liberate quest'area da 5? No, facciamo 6 rumori del numero... Oh oh oh! Facciamo 10, sconfiggetene 10. Fatelo e parleremo. Ma non mi ha detto il numero. Ah, no, è 6 simboli del rumore. No, ah, io pensavo numero, cioè NO numero fosse. Ok, 10 rumori. Bazzecole. Sono livelli, soldi, spill. Tutto di guadagnato per me. Vieni qua. Aspetta. Beccati il buco nero. Madonna. Buco nero più combo di caduta. Fantastico, fantastico, veramente. Beh, questa era la mia combo finora. Ora dobbiamo eliminare 10 rumori. Attiviamo il buco nero. Madonna, vi sfondo. Ecco fatto, sono salito anche di livello. Rimettiamo il buco nero così li attiriamo subito. Un'altra da 5000, due da 1000 e questo qua sono ormai pieno, santo cielo. Va bene, eliminiamo altri 6 rumori. Ok, dovrei essere arrivato a 10. Cavolo, non pensavo che ce l'avreste fatta davvero. Barriera eliminata, che violenza. 1000 yen e un fiocchetto carino. Perché sì. Che poi di sicuro da questa parte non c'è nulla di utile, sicuro. Sai cos'è che non vedo da un po'? Il simbolo del maialino. Va bene, visto che di là non serviva nulla, l'unica strada ovvia è passare da qui. Proseguiamo. Alla M-Max. Vediamo se hanno qualcosa di nuovo qui. Hanno solo questa spilla, che però ne prenderò due. Ne prendo due. Se prendo qualcos'altro mi dà anche un altro po' di amicizia, però penso che basti così, dai. Altro tizio vestito di rosso. Volete superare questa barriera? Allora combattete una battaglia a catena da 4 riduzioni. Non mi interessa in che area combattete, ma se non combattete 4 round non conterà. Come desideri, capo. Allora, facciamo 1, 2, 3 e 4. Combattiamo! Cacate koi! Perfetto, e abbiamo preso altri 1000 yen e altre 4 da 5000, cioè... Abbiamo preso 4 e 4, abbiamo preso 24.000 yen con una sola battaglia, più queste che vendiamo adesso. Anche questa è buona, questa qui l'ho presa uccidendo le meduse rosse. Ne ho ottenute due che sono abbastanza difficili da ottenere. Non è male perché grattando fa danno a contatto. Solo che ovviamente posso ottenere o questa qui, non posso ottenerle tutte e due. E va a contrasto con questa qui, anche questa. Tutto ciò che è tocca o trascina non va bene assieme. Cioè queste tre vanno in conflitto l'una con l'altra in sostanza. Però per adesso è il meglio che posso avere, quindi fammi passare, amico. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Grazie, altri 5000 yen, come se ne avessimo bisogno. A quanto siamo, giusto curiosità mia? Siamo a 380.000 yen. Alexa, quanti euro sono 380.000 yen? 380.000 yen sono pari a 2.783 euro e 39 centesimi. Quasi 3.000 euro. Oh, pensavo anche di più in realtà. Ah, oh, siamo arrivati da qualche parte. Allarme demoni. Denunciamolo semplicemente alla polizia. Ma ti senti? Siamo metallari e demoni. Non esiste, perderemo la nostra credibilità. Come se ne avessimo ancora dopo questo casino. Sembra stiano discutendo. Sembrano problemi di cui non abbiamo bisogno. Ignoriamoli.
E invece non ti ricordi cosa ha detto Shiki, amico mio? Oh, guarda un po'. Un altro cumulo di immondizia. Il tristo raccoglitore colpisce ancora? Conosci qualcun altro che tirerebbe su una roba simile? Eh? C'è qualcosa scritto sopra. Qualsiasi suono può scuotere l'aria, la mia voce scuote il cuore. Cosa? Prima di tutto i suoni non scuotono proprio un bel niente. Credo voglia dire che è meglio dell'aria. Il radar qui reagisce, ma non credo sia quello che stiamo cercando. Continuiamo a ricercare. Allora, qui abbiamo i nostri amici demoni. Oh, ho sbagliato, sono entrato in sto negozio inutile. Io volevo entrare prima da questa parte, per vedere sempre se i negozi hanno qualcosa di nuovo. Eccoci anche al molco, vediamo se hanno qualcosa. Creste e occhiali. 29 di vita e 4 di difesa, eh. Ok, questi li compriamo. Grazie. Annulla il danno in una certa percentuale in caso di quando Neku è in pericolo mortale. Mica male. Accelera notevolmente la carica del tasto di sincronia quando le combo sono incrociate. Questo lo dobbiamo prendere. Dove li prenderemo i soldi? Ma chissà, magari vendendo un po' di quelle da 5.000. Ma in realtà anche quelle da 1.000 non sarebbe male venderle, eh. Facciamo una ventina, ecco qua. Abbiamo il massimale, 100.000, è vero. Ok, stupido io, non ci avevo pensato. Non abbiamo perso molto perché fortunatamente avevamo speso i soldi. E poi sinceramente le recupero facili quelle spille. Allora, prendiamo questo. Grazie. Vediamo gli altri negozi. Questo sembra interessante. Ma anche questa borsettina non è male. D'accordo, compriamo un po' di roba. Facciamo girare un po' l'economia. 120 di vita, minchia. Impedisce risucchio e immobilizzazione. Mica male. Oh, finalmente. Eccoci arrivati dove volevo arrivare. Perché di qua non possiamo tornare indietro perché c'è il tipo che ci impedisce il passaggio. Però io volevo arrivare proprio qui. Ci manca questo qua. Questo qui io non so se ce lo danno altre missioni o no. Però vorrei aumentare il mio cavolo di portafoglio. Il portafoglio ce lo aumenta sta tizia qui. Ma ci vogliono 3 di questi e una materia oscura. Più che altro questa roba qua non si può neanche comprare finché non abbiamo o questo o un altro portafoglio. Vabbè, per adesso lasciamo stare. Volevo principalmente vedere se aveva delle spille, non per altro. Guarda chi c'è. Cerchiamo da secoli e ancora niente. Rilassati, Uzuki. Calma e sangue freddo, ragazza. Stai scherzando? Questo è un ordine diretto dalla signora Konishi. Non manderei mai all'aria la mia grande opportunità di... Ah, di nuovo voi. Oggi sembrate davvero impegnati. Molto impegnati, grazie. Di certo non abbiamo nessun tempo da perdere con voi. Cariglia, andiamocene. Ok, come vuoi. Chissà cosa stanno cercando. Il segnale si sta facendo più debole. Proviamo da un'altra parte. Sì, ma anche no. Prima faccio un giro. Prima di tutto ci cambiamo. Direi che siamo elegantissimi. E mangiati un pancake. Anche tu, mangiati un pancake. Va bene, ora possiamo aiutare i metallari. Ehi, amico, mi ricordo di te. Oh, aspetta, tu sei quel... Tempismo perfetto. Non siete impegnati, vero? Mi daresti una mano? Certo, va bene. Siete disposti ad ascoltarmi? Grande! Siamo impegnati, giusto Neku? Scusa, ma ci aspettano in un posto. Giusto, Udagawa. Cosa? Yo, Tenno! Ci penso io. Ha alzato la barriera? Cosa? Una barriera? Ehi! Volete passare di qui? Dateci una mano. Riservi i tuoi problemi personali sui giocatori. Come sei professionale? La realtà, tipo nell'anime, non è che lui chiude la barriera, anzi ce la apre proprio perché lo aiutiamo. Qual è il tuo problema? Per farla breve, il microfono della nostra band è scomparso. È successo verso le 14 di ieri. Avevamo un concerto a Molco, no? Abbiamo persino suonato un pezzo nuovo, andava tutto bene. Ma verso la fine dello show stiamo per separarci. Perdo di vista la nostra roba per un minuto. Torno indietro e il microfono non c'è più. Se, così dici tu. Probabilmente l'hai lasciato da qualche parte. Ti giuro, BJ, lo hanno rubato. Quel coso è l'anima dei Death March. Non lo perderei mai. Qualcuno l'ha preso. Ma perché cavolo dovrebbero volere un microfono con le ali? Cosa? Ehi, l'hai perso tu.
Va bene. Vediamo di separarci e cercarlo, ok? Perché noi dobbiamo cercare la vostra roba? Chi se ne frega, amico? Tu l'hai perso, tu lo trovi. Io me ne vado. Oh, oh, Tenno. Questo è il tuo telefono, frate. Oh, cavoli. L'ho trovato qui in giro. Grazie, amico. Stavo impazzendo per trovarlo. Dov'era? Cioè... Col di Spagna. Era nel mucchio di spazzatura, sicuramente. Io torno a East. A dopo. Io vado di nuovo nella zona del molco. Grazie. Allora, non capisco perché debba essere un nostro problema. Oh, e dai. Sentite, vi pagherò. Aiutateci. Non esiste, siamo... Ecco i soldi, prima che mi dimentichi. Sono con le spalle al muro. Quanto ci ha dato? Potenziamento difesa e 10.000 yen? Due volte, tre volte e la madonna... 5 yen! Ci ha dato 35 yen. Ti prego, dimmi quanti sono quei 5 yen. Me ne ha dato una. Tipo, tieni, ti do tutto quello che in tasca, tieni, anche 5 yen. Aspetta, forse posso già usarlo quel 5 yen. In teoria già, tra l'altro, so dove devo andare. Il primo passo è raccogliere informazioni e partire dal cliente. Seriamente, Neku, queste sono proprio le basi. Yoshiya Kiryu, investigatore rompiballe a tempo perso. Ah, va bene, sì. Ehi, dimmi tutto quello che sai sul microfono, per favore. Ehi, ragazzi, datevi una mossa. Puoi darci qualche informazione in più? Certo, che volete sapere? Il microfono? Descrivici il microfono. È un microfono con l'asta, con delle ali nere. Ali nere? Sì, sono il simbolo del gruppo. Ma a chi può piacere un microfono pipistrello? Beh, uno lo conosco. Davvero? Chi? Quel cavolo di BJ. BJ? Il tizio col cappuccio nero, era qui prima. Si lamenta da un po' di voler cantare lui. Ne abbiamo discusso anche ieri. Ha detto che vuole la sua fetta di gloria. Il microfono è scomparso subito dopo. Aspetta, l'ha rubato perché voleva fare il vocalist, ma non ha senso. E il furto invece? Cos'è successo quando il microfono è stato preso? Non l'ho detto agli altri, ma subito prima di sparire mi hanno chiamato. Una telefonata. Già, ora che ci penso, una cosa strana. Ovvero? Non hanno detto il nome. Hanno detto solo, incontriamoci a Kodai City. Dobbiamo parlare. Chi potrebbe essere? Non saprei. La chiamata veniva da un telefono pubblico. La voce sembrava anche modificata. E quindi sei andato? Sì, ma non c'era nessuno. Quando sono tornato al molco, il microfono era scomparso. In effetti sospetto. Quindi qualcuno ha chiamato per attirarti fuori. E tu pensi che il demone nero con cui litigavi, BJ, giusto? Sospetti di lui? Per quanto ho di dirlo... Basta. Beh, buona fortuna ragazzi, io resto qui. Io in teoria so già dov'è, quindi... Ah, che disastro. Allora, che si fa? Beh, è ovvio, no? Esaminiamo le scene del crimine e interroghiamo la gente coinvolta. Aspetta, ma tu hai fatto cose simili prima d'ora? Quindi abbiamo Molko e due compagni di band, cominciamo. Io so già dove andare, in teoria, se mi ricordo bene. Oh? Mm? Ma quello non è... Uno dei due? Ecco, appunto. Vediamo cosa da dire. Ehi, amico. Nessuna fortuna col microfono? Vorrei farti alcune domande. Certo, come vuoi. Hai un alibi? Dov'eri ieri alle 14? Ero qui? Ce lo stai chiedendo o ce lo stai dicendo? Ah sì? BJ ha detto di aver trovato il tuo telefono a Col di Spagna. Già, deve essermi caduto lì. Cosa sai del microfono? 777 ha detto che il microfono era l'anima della band. Cosa lo rende così speciale? Lo è, basta. Ai tempi in cui suonavamo ancora per strada, abbiamo fatto una colletta per comprarlo. È un simbolo del nostro legame come gruppo, come amici. Ci ho messo delle ali per ricordarcelo. Ci ha fatto superare momenti difficili. Capisco. Ma ultimamente 777 e BJ hanno litigato su chi debba cantare, su chi abbia diritto del microfono. Che ironia. Devi essere felice allora. L'oggetto che li divideva è scomparso. Già. Ma non così felice. Solo... Ah, lascia stare. Beh, non vedo il nostro microfono qui. Torno ad aspettare con 777. Sei stato di grande aiuto. Ed eccoci al Molko, dove c'è l'altro cantante. Ha detto che il microfono è scomparso a Molko, giusto? Guarda, una cabina telefonica. Oh, giusto, 777 ha detto che la chiamata veniva da un telefono pubblico. Allora... Ehi, laggiù!
Ah, era lui, scusami. Voi non siete mica giocatori? Voi due? Oh, sì, il vincitore del torneo. Cioè, voi vi ricordate? Sopravviva! Vi serve qualcosa? Cioè, tipo, sto sempre con lo stesso tizio. Volevo solo, cioè, parlare con qualcun altro per cambiare. E quasi nessuno può vederci, quindi, cioè... Come vi chiamate? Io sono Joshua, lui è Neku. Piacere, Neku, e zio Jojo. Sono Sota. La bellezza qui è Nao. Per gli amici Nao Nao, ok? Ok. Ehi, lo sapete? Niente missioni ieri e oggi, ma i giocatori continuano a scomparire. Scomparire? Dovresti fare attenzione, Neki. Neki? Abbiamo visto dei rumori terrificanti prima. Siamo scappati come conigli. Dovete scappare di brutto se li vedete. Cerchiamo di restare lucidi e superare tutto questo assieme, ok? Certo. Non lo sapete? Ehi, amico, non... Anche se sopravvivono vari giocatori, solo un certo numero può tornare in vita. Cosa? Cioè, che sbatti. Gli altri giocatori non sono vostri amici. Sono concorrenti. Questo vale anche per il partner. Impossibile. Cioè, quindi se tipo sopravviviamo in due? E solo uno può tornare indietro. Cosa succede all'altro? Giocano di nuovo, proprio con Eneki. Già. Wow, cioè tipo, è la tua seconda volta. Già. Quindi il tuo partner è tornato indietro? No, purtroppo. Ah? Non capisco. L'hanno presa come mio biglietto d'ingresso. Che pacco, cioè tipo crudelissimo. Ho scelto di giocare di nuovo e lei... È colpa mia se non è tornata in... Non preoccuparti, amico. Eh? Era il tuo biglietto d'ingresso, no? Significa che ci tieni davvero lei. Non devi sentirti in colpa per quello. Giusto, cioè tipo, mica è colpa tua. Sarei felice di essere il biglietto d'ingresso di Sota se gli dessi un'altra possibilità. Parentesi, questa parte qua con loro due nell'anime è divisa in due episodi diversi. E io giocherei al gioco un milione di volte per Nao. Qualunque cosa serva per riportarci indietro al PR, zio. Wow. Non credi che sia colpa mia? Ma quale colpa, bello? E poi, non mi dà fastidio che solo uno di noi abbia una seconda chance. Non me la prendo di certo con gli altri giocatori. Già, cioè, combattere così non è la soluzione. Tutti vogliono vivere di nuovo, nessuno lo merita di più, giusto? Voglio che vinca anche tu, Neki. Quindi, questa è per te. Cosa mi hai dato? Una spilla? Yes, una spilla, che bella! È la spilla del... che ha vinto lui, è vero! Una spilla? Già, l'abbiamo vinta al torneo. Ora è tua, fico! Siete sicuri? Non sappiamo come usarla. Non è che voglio riciclarla con voi, ma... Tu comunque provala. Grazie. Allora noi andiamo, ok? Fa attenzione, Neki. Ciao, Josh. Cioè, ci si becca? Che personaggi. Nessuno lo merita di più. È vero, tutti hanno delle motivazioni, dei sogni. Nessuno vale più di qualcun altro. A Shibuya ci sono persone di tutti i tipi, eh? Alla faccia del divagare. Scusa. Allora, perché non controlliamo quel telefono? Golem del Team Pin. La spilla eroe. Gratta uno spazio vuoto per attivare lo psico. Dobbiamo controllare questa cabina. Niente microfoni qui. Grazie, Capitan Ovvio. 777 ha detto che la chiamata veniva da un telefono pubblico. Che sia questo? Direi che questo è il compito del mio telefono. Eh? Cioè del radar? No, dell'altra funzionalità. Quale altra funzionalità? La fotocamera. Ma quasi tutti i telefoni oggi hanno una fotocamera. Oddio, al tempo erano ancora quelli che si piegavano ed effettivamente la fotocamera era una roba innovativa. Stai a guardare. Devo solo impostare l'ora di ieri e... Cosa devo guardare? È una foto. Proviamo un'ora diversa. Eccolo qua. Oh, incredibile. Il microfono. Quindi era proprio qui a quest'ora ieri. Ma che diavolo? Come fa il tuo telefono? Non l'hai ascoltato, signor H? Ha aggiunto un paio di nuove funzionalità. Una è il radar, l'altra è questa fotocamera. Scatta foto del passato. Santo! L'ha inventata il signor H? Ma chi diavolo è? Quindi potresti impostare l'ora di più tardi per vedere chi l'ha preso. Proviamo. Oh, ma guarda un po'. Quello è BJ, giusto? E il microfono è scomparso.
Molto sospetto. Scattiamo ancora una, non posso, eh? C'è un limite di 3 scatti al giorno. Nell'anime sono 2. Cosa? Perché? E che ne so, chiedilo al signor H. Improvvisamente è molto meno stupefacente. Allora usiamo il mio. Eh? Qualcosa non va. Il mio telefono non ha la fotocamera. Ah, deve essersi dimenticato di fare il tuo. Fantastico. Quindi la soluzione cos'è? Torniamo dal signor H? Tanto il tizio è qua a coda ai siti, quindi probabilmente dovremmo parlare con lui. Signor H, può impostarmi la fotocamera? Ok, era la soluzione. Ehi, signor H! Yo, che si dice? Hai dimenticato la fotocamera nel telefono di Neko. Ma io dico, signor H. Ops, scusate. Puoi aggiungerla ora? Purtroppo ho appena finito i pezzi. Allora dovrò aspettare. La prossima volta, ve lo prometto. Andiamo, Neko. Fantastico. È stato tutto inutile venire qui. Il tizio non aveva detto che era qua a coda ai siti, l'altro? Ah, è qua invece all'incrocio. Eh? Ma quello non è... Ero sicuro che avrebbe funzionato. Vediamo cosa da dire. Ehi, tu! Cosa? Non dovevi essere alla East? Volevo perdermi un po' tra la folla. Avete presente? No, direi di no. Abbiamo solo un paio di domande per te. Sentite, ma cosa volete? Il tuo alibi? Dove eri ieri alle 14? Ero... sai... Dogenzaka! Sì! In fila per il nuovo posto di ramen. Perché sarei dovuto andare alla cabina telefonica al Molco? Non sapevo nemmeno che ce ne fosse una. Cosa? Lasciatemi respirare, ok? Voglio stare un po' da solo. Certo, ma prima... dai un'occhiata a questa foto. Cosa? Come hai... Questa è la cabina telefonica vicino al Molco. Detta anche cabina dell'amore, giusto? Non è mica una leggenda metropolitana? Dicono che se confessi il tuo amore dentro questa cabina, l'altra persona ti ricambierà. Oh, davvero? Non so chi hai chiamato, ma eri lì ieri. Questo è un dato di fatto. Ma io non eri a Dogenzaka. Ci stavi provando con una ragazzetta vicino al Molco. Lei non è una ragazzetta. Cavoli, Josh. Ricordami di non farti mai arrabbiare. Non dovete dirlo a nessuno. Ok, va bene, ieri ero lì. Ho fatto una telefonata, contenti adesso? Abbastanza, sei stato di grande aiuto, grazie. Io torno indietro a 777. Speriamo abbia trovato quello stupido microfono intatto. Seriamente, se lo dite ad anima viva siete morti. Non credo che gli caveremo fuori altro. Proseguiamo. Sei sulle spine? Esci dai tuoi confini, teschio rosso! Eh? Oh, la spilla! Ehi, quella pubblicità! Oh oh, guarda, la fanno vedere! La spilla di Kat è una figata! Quella spilla è introvabile! Sì, e ce l'avete tutti! È davvero decollata! Persino quelli che non sembrano tipi da Kat la indossano! Scommetto che non l'apprezzano neanche! Come quel tizio che la distribuiva al locale del ramen! Sembra ci sia una febbre di teschio rosso! Shiki e io l'abbiamo controllata bene. Assomiglia molto alla spilla del giocatore, vero? Ma chi ha fatto le spille dei giocatori, comunque? I demoni? No. Sono responsabilità del compositore. Lui le crea e le controlla. Il compositore? Il tizio che comanda Shibuya? Esatto. Noi giochiamo al gioco del compositore. Demoni non sono che i suoi scagnozzi. Loro mettono in atto il suo piano. Bello stratega. Il suo gioco fa davvero schifo. Vero? Lui e i demoni possono andare nel PR. PR, PS, è sempre la stessa Shibuya. Solo che la gente del PR non ci può vedere. Siamo come Aria, Neko, invisibili ma molto reali. I giocatori sono visibili solo nei negozi con i simboli speciali, ma i demoni possono materializzarsi quando vogliono. Sono perfettamente visibili nel PR, tranne le ali, ovviamente. Quindi hanno le ali qui. Ma non nel PR. Sembra che il potere dei demoni sia nelle ali. Quindi nel PR sono come persone normali. Wow. Quindi le spille del giocatore esistono solo nel PS. E il compositore a crearle. E ora la spilla del teschio rosso. Con un design molto simile. Ehi, è davvero identica. Coincidenza, io non credo. E allora? Che siano entrambe... No.
sono fatte dalla stessa persona. Ma allora il compositore sarebbe... impossibile, non è Cat. Cat, in realtà. Eh? Qualcosa non va, Neku? No, tutto bene. Quindi, nessuna idea? Beh, se ancora non l'abbiamo trovato, probabilmente non lo troveremo più. Dobbiamo denunciare il furto. Non così in fretta, eh? Credo di aver identificato il ladro. Sul serio? Aspetta, cosa? Ricapitoliamo, ok? Il furto è avvenuto ieri alle 14. 777 ha ricevuto una strana telefonata. Che telefonata? Incontriamoci a Kodai City, dobbiamo parlare. Il microfono è stato rubato mentre lui era via. Secondo l'ID della chiamata del telefono di 777, la chiamata veniva da un telefono pubblico. Voi sapete chi l'ha fatta? Abbiamo le prove schiaccianti. Cosa? Aspetta, non intenderete mica... questa foto mostra... Neku? Cosa? Devo dirglielo io! Questa foto non mostra proprio niente. Le 14.02? Aspetta! BJ! Ti avevo detto di non dire niente! Allora eri tu che mi hai chiamato! Ehi, frena! Quando ti hanno chiamato? Precisamente, intendo. Fammi vedere. 13.40. Guarda meglio la foto. Vedi? Scattata alle 14.02. BJ ha usato il telefono, questo è un fatto. Ma non chiamava te. No, stava chiamando un'amica, vero? Per sussurrarle dolci parole del allora... Ah! Ok, ok, lo ammetto. Ho detto a una tipa che mi piace. E lei mi ha dato il 2 di picche, contenti ora? Forza, ridete pure. Fai un respiro profondo, BJ. Questo non è il punto della foto. Guarda cosa c'è nella mano sinistra di BJ. Ma quello non è un telefono cellulare. Certamente così pare. Ma non è di BJ. Non capisco. Guarda questa foto. A te l'onore, Neku. Quella delle 13.45? Neku. L'altra foto. 13.55? Il microfono e il telefono. Quella del microfono? Che c'è da dire? Ignara il microfono, guarda sopra il telefono. È quel telefono cellulare! Corretto, era lì quando è arrivato BJ. L'ha visto e l'ha preso. Ma perché avrebbe dovuto farlo? Tan tan tan! Perché apparteneva... aspetta un attimo. Tu sapevi di chi era, quindi l'hai preso e l'hai restituito. Tan tan tan! Oh, Tenno! Questo è il tuo telefono, frate? Oh, cavoli. L'ho trovato qui in giro. Grazie, amico. Stavo impazzendo nel trovarlo. Dov'era? Cioè... Col di Spagna. Tenno, ma... BJ ha detto di averlo trovato il telefono al Col di Spagna. Oh! BJ non voleva far sapere che si era preso un 2 di picche. Così ha mentito su dove l'ha trovato. Beh... direi che questo caso è risolto. Tenno ha lasciato il telefono nella cabina telefonica. La domanda è perché? Me lo sono scordato, ok? Mi spiace, ragazzi. Sono stato io. Cosa? Perché, amico? Pensavo che così avreste smesso di litigare. Non volevo che ci sciogliessimo. Quindi io... scusa, frate. Te ne abbiamo fatte passare troppe, eh? Sì, colpa mia, Tenno. Ho esagerato con la storia del voler cantare io. Ma ora è tutto finito, vero? Tutto a posto. Sì, a postissimo. Bene, allora ridacci il microfono, Tenno. Ecco, me l'hanno rubato. Cosa? Ho chiamato 777 dalla cabina del telefono. Quando lui è partito, ho preso il microfono. Stavo andando a nasconderlo. Ma 777, ti ho visto ritornare. Mi sono spaventato e mi sono nascosto nella cabina. Aspettavo che te ne andassi. Poi mi hanno chiamato. Hanno rubato il microfono, vieni al molco. Allora ho nascosto il microfono nella cabina. Devo averci dimenticato anche il telefono. Sono venuto dentro con te a controllare quando sono tornato. Il microfono era scomparso. Scomparso? Già. Al suo posto c'era questo, un megafono, con delle robe strane registrate dentro. Seno, coseno, tangente,
Mi spiace, ragazzi. Io volevo solo che restassimo assieme. E ora, per colpa mia... Beh, si può ricomprare il microfono. Certo, non è più lo stesso, ma si può ricomprare. Quel megafono può appartenere a una sola persona. Affascinante. Il mistero si approfondisce. Vuoi illuminarli, Neku? Di loro chi ha veramente preso il microfono. Semplicissimo. La persona che ha preso il microfono è... Nessuno di loro. Nessuno di loro. 13:40. Vediamoci a Kodai City. Dobbiamo parlare. Ah, ehi. Chi sei? Adesso è il mio momento. 13:50. Oh cavoli, 777. Ah, devo nascondermi. Ah, il mio telefono. Pronto, sono io, 777. Ci hanno fregati, ci hanno soffiato il microfono, frate. Torna subito indietro, al molco. Torno subito, microfono, resta qui. Tan tan tan, 13:57. Oh, ma ciao. Che microfono Z-sexy. Perfetto per la mia opera. Ecco, diciamo che è un baratto. Ah, ha pure fatto un baratto. 14. Ok, ok, avanti. Glielo dico. Le dico... Eh? Questo è il telefono di Tenno. Che svampito. Vabbè. Ah, cabina telefonica dell'amore, un corno. 14:10. Cavolo. Ora riprendiamo il... Ah, oh, non c'è più! Che cavolo è questo megafono? Bella storia, ora dov'è il nostro microfono? Conoscendolo? In quella pila di rifiuti laggiù. Cosa? Il nostro tesoro in quella pila di spazzatura! Iniziate a scavare, ragazzi! Mi spiace avervi trascinato in questa storia. Ho eliminato la barriera. Andate, da qui ce la caveremo. Buona fortuna. Allora, ci dirigiamo da Gawa, Neku? È stata una deviazione all'inferno. Va bene, verso Udagawa allora. Beccati, zecche! Oh, Bit, spero che oggi siete pronti a dare il massimo. Bit, non farlo. Non voglio combattere contro di te. Supplicare non servirà, yo! Senti, io devo vincere, anche per Shiki. Ti spiace andartene. Zitto! Facciamolo e basta. Ah, Bit. I will beat you. Il problema è che la spilla del... come si chiama? Del buco nero sicuro... non ci serve a nulla. No! Ho dimenticato di cambiare la spilla! C'è ancora quella del terremoto! Bastardo! Dove sei? Non ti vedo! Ah! Che male! Merda! Il terremoto non lo prende! Potenziamento attacco... Wow! Ah beh, questo è accettato, dai! Quella spilla là di merda non mi piace. Questo è il massimo che posso fare. Yo yo yo, ma ci stai almeno provando? Colpisci più forte. L'ho malappena sentito. Siete proprio due mezze calzette. La prossima volta avete di impegnarvi. C'è mancato davvero poco. Fa sul serio. Gli stai davvero sulle scatole. Posso capire che ho di me. Ma perché cancellare anche Shiki? È davvero diventato un vero demone. Questo cos'è, Neku? Oh, ma guarda un po', un ciondolo. È il ciondolo di Rhyme, ecco appunto. Era di Rhyme. Deve averlo perso Bit. Credo di sì. Non è un genio, ma deve aver avuto un motivo per unirsi a loro. Questo ciondolo significava molto per lui. Glielo restituirò. Sì, sicuramente significava molto per lui. E c'è un nuovo negozio. Coraggio aumenta di 20. E la madonna. Aspetta. Yes, un nuovo portafoglio. Metallo ra... Tieniteli, ne sono pieno, dammelo.
Santo cielo! Yes, finalmente abbiamo un portafoglio bello! Però una curiosità, scusami un attimo, queste sono... Entrambe tocca lo spazio vuoto! Ah, aspetta! Ora l'ho capita! Non è perché sono entrambe dello stesso tipo, ma perché sono dello stesso tipo della stessa classe! Cioè questa è una classe B, ma è comunque dello stesso tipo e si può usare! Anche se questa in realtà è a porto, quindi fa cadere gli oggetti, non è che li spara. Però il concetto è quello. E mi hai aperto un mondo, eh! Userei queste tre spille. Vediamo se si combinano bene.